C'è un invito che è per tutti. È l'invito a partecipare alla grande avventura del prossimo oratorio estivo. Il prossimo oratorio estivo sarà come una tavola imbandita, ricca di tutte quelle portate che un'autentica attenzione educativa e una vera passione per il Vangelo riescono a offrire ai più piccoli. Sarà facile fare posto a nuovi amici e scoprire il valore e la bellezza della condivisione. Con tutti i ragazzi che ci saranno affidati, il primo giorno guarderemo in alto. Ci rivolgeremo al Padre con una preghiera che ci accomuna. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La richiesta di pane richiama il bisogno primario che appartiene a tutti, quello di nutrirsi. Lo sguardo sarà rivolto a tutti gli abitanti della terra, in particolare a quelle persone, soprattutto i bambini, che non hanno cibo a sufficienza. L'ingegno umano può davvero porre rimedio alla carenza di cibo e di nutrimento. Sarà un'estate che ci metterà in sintonia con il tema fondamentale di Expo Milano 2015: nutrire il pianeta, energia per la vita. Non perderemo l'opportunità di esserci anche noi, di parlare, di capire, di agire. Per questo l'oratorio estivo 2015 si chiama Tutti a tavola. Sì, tutti a tavola, per dire che non di solo pane vivrà l'uomo. Grazie alla dimensione e all'esperienza del mangiare e del nutrirsi, comprenderemo moltissimo della vita, della responsabilità, delle scelte da condividere per un futuro migliore. A questa tavola, che è segno di unità, ciascuno sarà invitato a portare tutto quello che può condividere, a partire dal proprio entusiasmo e dalla voglia di mettersi in gioco. Ogni giorno ci metteremo tutti a tavola per scoprire qualcosa di grande. Ci guiderà ogni giorno una parola chiave. Siamo chiamati tutti a tavola per custodire, per cambiare, per essere e diventare amici e quindi per imparare a prestare la giusta attenzione all'altro, per rispondere alla sua voce, ascoltando e mettendosi a servizio gli uni degli altri, per saziarci insieme del bene condiviso e per esprimere l'autenticità della vita fraterna, partecipando insieme ad una festa che durerà tutta l'estate. Non di solo pane vivrà l'uomo. È l'espressione biblica che richiama l'attenzione oltre ciò che è materiale e permetterà a ragazzi ed animatori di essere affamati di vita buona. Chi colma la nostra fame e la nostra sete è infatti Gesù, colui che si è fatto dono per tutti, anzi, che si è fatto pane da mangiare e vino da bere, che ha spezzato la sua parola perché fosse compresa dagli uomini e si potesse così imparare a condividere il cammino in fraternità. È dunque arrivato il momento di mettersi tutti a tavola! L'estate ci aspetta e ci saranno tantissimi motivi per dire grazie e assaporare ancora la gioia dello stare insieme. Che di non solo pane vivrò, non solo di pane, ma di ogni parola d'amore. Ogni gesto fraterno di gioia darà alla tua vita un nuovo sapore. Gusta la vita, accetta la sfida, spegniti in ogni suo istante, questo è il messaggio di Dio.